Sabato 4 giugno, buongiorno ai telespettatori di La CIE e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione. Andiamo subito a vedere i principali argomenti oggi sui giornali. Intanto si è conclusa ieri la campagna elettorale per le comunali. Domani si vota a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste e Cagliari. Per quanto riguarda la nostra regione si vota a Cosenza e Crotone. Ancora a morte nel Mediterraneo dei migranti, si temono fino a 350 morti per il capovolgimento di un barcone a largo di Creta. Si sono contati quasi 120 cadaveri per un naufragio davanti alle coste libiche. Sergio Mattarella ieri è andato a Lampedusa per inaugurare il Museo del Dialogo del Mediterraneo, ha ricordato i tanti migranti morti in mare, la piccola Favour, la bimba di 9 mesi del Mali, è arrivata viva in Italia, mentre la madre è morta nella traversata. Intanto, sempre ieri a Reggio Calabria sono stati celebrati i funerali dei 45 migranti morti nel naufragio di qualche giorno fa e arrivati al porto di Reggio Calabria. Ancora emergenza maltempo a Parigi, la Senna fa paura, musei e metro chiusi, 2 morti in Francia, 11 in Germania, 2 in Romania e 1 in Belgio. E poi c'è una notizia che riguarda lo sport, una tragedia ieri alla MotoGP, dramma al Mont-Melo, in Moto2 muore pilota spagnolo Luis Salom di 24 anni. Questi dunque i principali argomenti riportati sui giornali, ma andiamo subito a vedere l'apertura sui giornali. Partiamo stamattina dal Corriere della Sera che apre con l'emergenza in mare, profughi, centinaia di dispersi, naufragio con 700 a bordo, salvi 340, Mattarella, la piccola Favour è italiana, la tragedia a largo di Creta sulle spiagge della Libia, recuperati 117 corpi. E ancora, sempre dal Corriere della Sera, Renzi e le urne, la vera sfida è il referendum, dice il Premier, il centrodestra intanto chiude con comizi separati, chiusa la campagna elettorale. Oggi è il giorno del silenzio, domani si vota, comizi, appelli, manifestazioni itineranti. Urne aperte in 1342 città, con un'attenzione speciale per Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Il Premier Matteo Renzi, che nell'ultimo giorno ha scelto l'Emilia-Romagna e Napoli, sostiene che questa campagna elettorale non è importante per il governo, lo è per i sindaci. Per il governo conta il referendum costituzionale e lo vinciamo. Il centrodestra intanto ha chiuso con comizi separati. Così dunque in primo piano sul Corriere della Sera. E adesso andiamo avanti, andiamo a vedere l'apertura stamattina sulla Repubblica. Eccola, vediamo a tutta pagina questa foto di questo ragazzino. Si parla dell'emergenza migranti, l'orrore dei cadaveri sulle spiagge della Libia, la strage di Creta, centinaia di dispersi, Mattarella, la piccola Favour è italiana. E vediamo in questa foto i corpi dei migranti sulla spiaggia di Zuara in Libia. In primo piano stamattina ci sono anche, lo dicevamo, le elezioni. Sfida di Renzi, voto ai sindaci, non al governo, Grillo, ci prendiamo Roma. Salvini a Berlusconi, perderai. Ultimo giorno di campagna elettorale, ieri in vista delle elezioni amministrative di domani, il Premier e segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, non è un voto sul governo, ma è importante per scegliere il futuro della propria città. Ci vogliono sindaci onesti, il PD ha messo in campo candidati autorevoli. Beppe Grillo, in un video proiettato al comizio del Movimento 5 Stelle nella capitale, cammino sull'acqua, insieme possiamo rendere possibile l'impossibile. Prendiamoci Roma, il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, mette in guardia Silvio Berlusconi, perderai. Questo dunque lo scenario in vista delle elezioni di domani. Andiamo avanti, ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano economico, Il Sole 24 Ore. Ecco la notizia che riguarda gli USA, lavoro USA ai minimi da 6 anni, mercati in tensione per le incognite sui tassi Fed, cadono le borse, l'euro balza a 1,13, tornano i timori sulla crescita economica, a maggio creati solo 38.000 posti di lavoro, il dato più basso da settembre del 2010.
E poi anche il Sole 24 Ore riporta la notizia che riguarda le elezioni comunali, rush finale dei leader. Renzi: non è un test sul governo. Berlusconi chiude a Roma. Raggi in piazza senza Grillo. Domani alle urne 13 milioni di italiani in 1300 comuni. E poi sempre sulle amministrative c'è uno speciale elezioni domani sul sole24ore.com e Radio 24 non stop con risultati e analisi in tempo reale. Questi dunque gli argomenti riportati sul quotidiano economico. Adesso andiamo ad approfondire i temi legati alla nostra regione. Lo facciamo dalla prima pagina della Gazzetta del Sud. Siamo all'edizione di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo. Eccola tutta pagina. La notizia che riguarda la regione è la giostra dei dirigenti. I sindacati, troppe ambiguità. Oliverio: entro 10 giorni il totale riordino della burocrazia. Levata di scudi di CGIL e CISL contro la rotazione al Dipartimento Salute annunciata dal governatore. Rischia dunque di partire con il piede sbagliato la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, la rimozione del capo dell'avvocatura e l'annunciata rotazione dei dirigenti del Dipartimento Salute dopo il pasticcio dei ricorsi contro il decreto 30 del commissario alla sanità hanno acceso polemiche e dopo qualche giorno risvegliato anche l'attenzione dei sindacati. Secondo CGIL e CISL, l'estemporanea scelta della giunta regionale lascia spazio a troppi retropensieri e ambiguità. Così dunque la posizione dei sindacati. E poi ancora, sempre in primo piano, c'è un'altra notizia di cronaca. Omicidio Rizzuti, condanna confermata. La Cassazione non concede sconti di pena al boscaiolo Rocca. La Corte di Cassazione ha dunque confermato la condanna di secondo grado nei confronti di Francesco Rocca, boscaiolo di Petrona, arrestato per l'omicidio del dipendente comunale Claudio Rizzuti, avvenuto il 23 novembre del 2012. L'assassino è stato condannato a 12 anni, 11 mesi e 10 giorni, pena stabilita dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. Adesso restiamo sempre sulla Gazzetta del Sud, però cambiamo provincia, ci trasferiamo sulla prima pagina della provincia di Cosenza. Apertura diversa questa mattina, in particolare c'è la sanità in primo piano. Cosenza: protesta in ospedale. I contestatori sono saliti sul tetto del nosocomio srotolando i loro striscioni. Clamorosa manifestazione inscenata da una decina di lavoratori della ditta che si occupa delle mense all'Annunziata. E ancora c'è un'altra notizia di cronaca in primo piano questa mattina, il rogo di Belmonte, il 26enne Francesco Cervino, colpito alla testa e poi bruciato, aveva il cranio fracassato. La procura di Paola, impegnata a fare piena luce sulla morte di Francesco Cervino, il 26enne trovato carbonizzato nel capannone di una piccola azienda specializzata nella produzione di calze, l'incendio è di natura dolosa, mentre sul cranio del giovane sono state trovate tracce evidenti lasciate da un corpo contundente. È stato ucciso e poi bruciato? Questa è la domanda che si pongono gli inquirenti che stanno indagando su questo giallo che si è verificato qualche giorno fa a Belmonte. Ancora dalla prima pagina della Gazzetta del Sud, ma questa volta ci trasferiamo sull'edizione di Reggio Calabria, un'altra apertura questa mattina. Eccola: la provincia saluta tra le lacrime, commozione in aula, Raffa, abbiamo messo il cittadino al centro della nostra azione. Ieri l'ultima riunione del Consiglio che scadrà il prossimo venerdì e lascerà posto dunque alla città metropolitana. Il passo d'addio del Consiglio provinciale è durato un paio d'ore ed è servito anche per tirare le somme di un'attività amministrativa che tra qualche giorno sarà consegnata alla storia. Il prossimo venerdì, infatti, il Consiglio provinciale scadrà e non sarà più rinnovato perché lascerà il posto alla neonata città metropolitana. Proprio per questo motivo, ieri nell'aula consiliare l'ha fatta da padrona la commozione che si è concretizzata nelle lacrime dei consiglieri provinciali, a cominciare dal presidente Giuseppe Raffa. Così dunque in primo piano stamattina sulla Gazzetta del Sud. Ancora un'altra notizia che arriva dal Reggino, ecco, parliamo della struttura balneare Oasi, la revoca delle licenze all'esame del TARN
la struttura è stata colpita da un'interdittiva antimafia. Mercoledì il TAR di Reggio Calabria esaminerà la richiesta di sospensiva dell'interdittiva antimafia e della conseguenza revoca delle licenze della società che gestisce l'Oasi, la grande struttura balneare e centro della movida regina, è ferma in attesa della decisione dei giudici amministrativi che in settimana dovrebbero emanare un'apposita ordinanza. Andiamo adesso a vedere come titola questa mattina il quotidiano del Sud. C'è la cronaca in primo piano, 'Ndrangheta regina del narcotraffico. Ecco, dunque si parla del dossier che parla di una supremazia anche per il 2015, attestata dal rapporto del Viminale, alleanza con i cartelli colombiani e centralità del porto di Gioia Tauro. In Calabria un terzo della cocaina sequestrata in tutta Italia. Questo è quanto emerge dunque da quest'ultimo dossier. Andiamo dunque ad approfondire questa notizia. La 'Ndrangheta conferma il suo primato nel narcotraffico anche per il 2015, lo certifica la relazione annuale del Ministero dell'Interno. Il dossier evidenzia le alleanze con i cartelli colombiani e la centralità del porto di Gioia Tauro ed è in Calabria, la regione italiana in cui è stato sequestrato il maggiore quantitativo di cocaina. E poi vediamo questa altra foto, notizia, riguarda i migranti, riguarda in particolare i funerali dei 45 migranti, funerali che si sono svolti a Reggio Calabria. Muto dolore a Reggio per l'addio alle 45 vittime. In questa foto lo strazio della parente di una delle vittime di questo naufragio. Alla cerimonia funebre c'eravamo anche noi. Andiamo adesso a vedere il servizio realizzato da Francesco Creazzo. Andiamo avanti, continuiamo a vedere come titolano questa mattina i giornali. Ritorniamo sul quotidiano del Sud, andiamo ad un'altra notizia di cronaca. Funerali di Stato a Marsala, ci sarà anche la sua città, il gonfalone del comune di Catanzaro alla cerimonia, il funerale di Silvio Mirarchi, il maresciallo ucciso durante il servizio qualche giorno fa, il movente dell'omicidio legato all'operazione antidroga. E poi il giallo di Belmonte, carbonizzato nel capannone, decisivi i risultati dell'autopsia. Altra cronaca da Cassano lo Ionio, l'uomo sorpreso a rubare è stato ucciso a calci e pugni. Questo dunque l'altro argomento riportato sul quotidiano del Sud. Andiamo a parlare della regione, degli incarichi, riorganizzazione in 15 giorni, sindacati in allarme per la ristrutturazione del Dipartimento Salute, deve riguardare tutti, Oliverio rassicura e chiede un cambio di passo per una burocrazia più efficiente. Il capitolo incarichi alla regione
Sarà chiuso in 15 giorni, lo ha assicurato il presidente Oliverio, allarme dei sindacati per il caso Dipartimento Salute. E poi da Mammola vediamo un'altra notizia: la madre vuole separarsi e lui incendia il centro d'ascolto. L'altro articolo riportato a pagina 12 sul quotidiano del Sud. Andiamo avanti, eccola un'altra notizia: addio al compagno Totò Soluri, protagonista della rivoluzione proletaria in Calabria. Questi dunque i principali argomenti riportati sul quotidiano del Sud. E ancora torniamo sulla Gazzetta del Sud, andiamo a vedere quali sono gli altri argomenti riportati nelle pagine interne. Ritorniamo all'edizione che di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo Valentia. Eccole le altre notizie: una riguarda i funerali che saranno celebrati oggi alle 11 del maresciallo Silvio Mirarchi. E poi, sempre dal catanzarese, aggredisce autista del bus, arrestato un ventenne. Ci trasferiamo a Vibo Valentia, dove è nato uno sportello per aiutare le vittime dell'usura. Per quanto riguarda lo sport, oggi la chiusura del 55esimo trofeo delle regioni, si giocano le quattro finali. E ancora si parla delle elezioni, speciale elezioni, domani Crotone e Ciro Marina scelgono il sindaco, sulla Gazzetta le liste dei candidati alle urne, pure nel catanzarese e nel vibonese. Dall'edizione di Catanzaro, Crotone, Vibo, ci trasferiamo all'edizione di Cosenza. Altri argomenti, ecco, una arriva da Bonifati, piantagione di canapa indiana scoperta in una serra, e poi da Castrovillari, Luttuano, ritrovato cadavere in casa. Poi c'è la cronaca da Normanno, scontro in autostrada, un morto ed un ferito. Questo il bilancio dell'ennesimo incidente stradale. E adesso dall'edizione di Reggio Calabria, altri argomenti. Uno arriva da Polistena, rocambolesca fuga di due banditi dopo il colpo in banca. Da Mammola, intimidazioni alle operatrici di un centro di ascolto, in cella il presunto autore. E poi da Reggio Calabria, 'Ndrangheta e scommesse, processo in vista per 113 indagati. Questi gli altri argomenti riportati sulla Gazzetta del Sud. Ma adesso continuiamo a parlare di lavoro. Ho raggiunto l'accordo tra l'Unione delle Province e la Regione Calabria per il trasferimento di una parte di dipendenti dei centri per l'impiego in capo agli uffici regionali. Noi siamo stati proprio alla firma della convenzione tra il presidente dell'UPI, Enzo Bruno, e l'assessore regionale al welfare, Federica Roccisano. Vediamo. L'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano, alla presenza del presidente dell'Unione delle Province Calabresi Enzo Bruno, ha presentato l'accordo siglato con l'UPI sui centri per l'impiego della Calabria. L'atto disciplina il passaggio del personale dipendente dai centri per l'impiego alle attuali amministrazioni provinciali calabresi. Questo malgrado sia la gestione che la retribuzione restino in capo alla Regione e al Ministero del Lavoro. Riusciamo a chiudere questa partita dei centri per l'impiego con la firma da parte delle province della convenzione, e in questo modo noi riusciamo finalmente a dare una risposta anche ai lavoratori che sono stati in una sorta di limbo in questi mesi, e anche alle province. Siamo nelle condizioni in questo momento, ora subito dopo della firma, di poter saldare il dovuto, perché voi sapete che il 2015 è questa parte fino ad oggi del 2016 è stata incerta. Sul 2015 noi come regione dovevamo pagare una parte con tutta la situazione della riforma dell'ANPAL alle province, e in questo modo con la convenzione riusciamo finalmente a dare una connotazione reale e soprattutto una collocazione ai lavoratori che si trovavano, ripeto, in una sorta di limbo dove ancora le province non avevano di fatto siglato insieme a noi questo loro mantenimento nei ruoli provinciali. Ovviamente questo si inserisce nella direzione dell'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e nella direzione del trasferimento delle competenze delle politiche del lavoro alle regioni. Rossella Galati per la CNews 24.
Andiamo adesso a sfogliare le pagine interne dei quotidiani, ritorniamo sulla Gazzetta del Sud da Catanzaro, eccola l'apertura, è ora di costruire un'alternativa ad Abramo, il virgolettato a tutta pagina, in città ci sono energie che è possibile coinvolgere in un progetto di amministrazione diversa, il consigliere del PD Francesco Passafaro invita il centrosinistra a mettersi al lavoro per un fronte comune, invece di badare al governo della città. Il sindaco pensa a come perpetuare il proprio incarico, così dunque nell'articolo sulla Gazzetta del Sud. Da Catanzaro a Cosenza, in primo piano questa mattina, chiamata alle firme contro il potere di presidi sceriffo, procede spedita la macchina referendaria per dire no alla riforma della scuola varata dal governo Renzi, la FLC-CGL denuncia disparità nel nuovo sistema dell'istruzione. E poi la notizia che troviamo anche in apertura, protesta sul tetto dell'Annunziata, dunque contestato il taglio dei salari proposto dalla nuova ditta appaltatrice, esplode la bomba innescata da alcuni dipendenti della mensa ospedaliera, dunque la tensione era alta da giorni e ieri la bomba innescata dall'appalto per la mensa dell'azienda ospedaliera Abruzia, che ha visto subentrare alla SIARC, un'associazione temporanea di imprese guidata dal gruppo La Cascina, è definitivamente esplosa. Una decina di lavoratori, quelli che al contrario di altri 40 colleghi non hanno firmato l'accordo con l'azienda, incaricata di svolgere dallo scorso 1° giugno il servizio di refezione tra le corsie, hanno infatti perso la pazienza, carichi di rabbia, sono saliti sul tetto ed hanno dunque protestato. Questa è la notizia dunque riportata sulla Gazzetta del Sud. Andiamo avanti, altri articoli da Reggio Calabria, in particolare eccolo l'ultimo consiglio provinciale, il consiglio dice addio tra le lacrime, reperite le risorse per la viabilità, Raffa fieri di aver avviato un nuovo umanesimo, venerdì prossimo la provincia cederà il passo alla città metropolitana. Da Reggio Calabria a Vibo Valentia. Vediamo l'apertura, riguarda la politica, in particolare la conferenza stampa che si è svolta ieri dei consiglieri del Partito Democratico. Il PD boccia l'operato della Giunta. In primo piano burocrazia, PSC, nettezza urbana e mancata programmazione. Il gruppo consigliare di Palazzo Luigi Razza prende in esame i primi 365 giorni dell'esecutivo Costa, l'amministrazione sotto accusa, pure per quanto concerne la perdita dei fondi destinati al porto. Andiamo subito a sentire il Giovanni Russo del Partito Democratico e sentiamo in questo servizio le ragioni di questa bocciatura. È tempo di bilancio al comune di Vibo Valentia. A un anno esatto dall'insediamento a Palazzo Luigi Razza di Elio Costa, i consiglieri d'opposizione tirano le somme giudicando negativo l'operato del primo cittadino. Il nostro giudizio purtroppo non può essere che negativo. Pur bocciando l'operato di Elio Costa, i consiglieri gli tendono la mano. Rinnoviamo la disponibilità di mettere a disposizione appunto la nostra filiera istituzionale che interessa il governo regionale e il governo nazionale. Tant'è che sfido chiunque nel dimostrare il contrario del fatto che ad oggi, fino ad oggi, il governatore Mario Oliverio ha sempre dimostrato massima disponibilità e massima attenzione verso i problemi e le emergenze che si sono manifestate in questo primo anno. Una su tutta, quella di via Carlo Parisi. Secondo il capogruppo del PD, la città di Vibo Valentia vive ancora ataviche emergenze, da quella idrica al problema dei rifiuti e del decoro urbano, dal dissesto idrogeologico fino ai lavori pubblici. Se noi facciamo un'analisi dei cantieri aperti in città, non rischio di essere smentito nel momento in cui affermo che il 90% dei cantieri oggi sono fermi. Sulla riorganizzazione della burocrazia comunale, pur dando atto al sindaco di aver messo mano all'organizzazione interna, Giovanni Russo ricorda come molti settori siano stati affidati a una sola dirigente. Servivano e servono delle scelte coraggiose, scelte che non ci sono state. Tant'è che andando ad analizzare questa macrostruttura noi ci rendiamo conto che una sola dirigente è stata sovraccaricata di ben 7 settori. Ritengo che al di là dei limiti e dei pregi che la stessa dirigente possa avere, umanamente sia quasi impossibile che possa sopportare questo carico di lavoro. Cristina Iannuzzi per la CNews 24.
Restiamo a Vibo Valentia, ci trasferiamo sulle pagine interne del Quotidiano del Sud, dunque ancora la politica in primo piano, demolita l'amministrazione Costa, passati al setaccio da Russo, i 12 mesi in sordina dell'attuale esecutivo, il capogruppo del PD, i veri problemi, dice, non sono stati affrontati, così dunque sul Quotidiano del Sud. Più indulgenti si mostrano invece i cittadini vibonesi che in merito all'operato di sindaco e giunta esprimono un giudizio che raggiunge la sufficienza. Ecco cosa ci hanno dichiarato alcuni di loro. Un anno dell'amministrazione Costa, lei è soddisfatto? Diciamo al 60%. Va. Rispetto a quello che è successo prima, sì. Mi auguro che continui così e che veda realmente il bisogno della città, perché siamo nello sfasso completo. Sono molto contento perché in appena 12 mesi ha fatto tanto. Pensando a un comune disastrato a livello economico, è una gestione pessima, almeno negli ultimi 40 anni. Lo ringrazio e lo incito certamente a fare meglio, perché può fare meglio. Sul fronte dell'apparato burocratico, questa rivoluzione che aveva promesso? Qui c'è una nota dolente, perché tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Qualcosa rispetto a prima è stato fatto, non molto, ci dovrebbe fare ancora di più probabilmente, però insomma, tutto sommato diamo un 6, via. Potremmo essere ancora più soddisfatti se risolverebbe il fatto dell'acqua, perché l'acqua è una priorità. Vorrei che la politica fosse solo volontariato. Mi rispondo, nemmeno campa cavallo, campa ciuccio che l'erba cresce, e con questo dico tutto. Da Vibo Valentia a Catanzaro, ancora il Quotidiano del Sud, in primo piano la cronaca, straniero aggredisce autista del bus, la polizia lo arresta per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, il giovane di nazionalità gambiana era stato già rimpatriato a febbraio, chi avrebbe dovuto controllare in questo articolo sul Quotidiano del Sud. Cambiamo provincia, da Catanzaro ci trasferiamo a Cosenza, ecco in primo piano questa virgolettato, chiudiamola al primo turno. L'appello al voto di Occhiuto, una campagna dura, ma non sono stato ripagato dall'affetto, ma sono stato ripagato dall'affetto della gente. L'architetto, io tradito e offeso. E ancora con Paolini la città volterà pagina. Il viceministro Zanetti accanto all'avvocato nell'ultimo comizio prima delle urne, trasparenza e austerity nel programma, più welfare, meno luminarie. Così dunque nell'edizione di Cosenza del Quotidiano del Sud. Ancora andiamo avanti da Reggio Calabria, provincia, cala il sipario a tutta pagina, polemica e commozione all'ultima seduta dell'assemblea, il presidente Raffa, lasciamo 45 milioni alla città metropolitana, così dunque anche nell'edizione del Quotidiano del Sud. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio come sempre per aver preferito la nostra informazione, noi con la prima informazione del mattino torniamo domani a partire dalle 8, mentre vi ricordo gli orari dei nostri TG, i nuovi orari, oggi alle 14 l'edizione giorno, poi alle 19.30 l'edizione serale. È proprio tutto, grazie, buona giornata. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Dal 30 maggio le edizioni della CNews 24 cambiano orario. Alle 14, alle 19.30 e alle 24. I calabresi sono informati.